Per presentarci questa serata chiamo subito Francesco Cavalli, che è l'ideatore del premio Ilaria Alpi e che in qualche modo ci presenterà il significato di questa serata. Prego. Intanto sono qui per portare il saluto del premio Ilaria Alpi, che ha organizzato questo appuntamento a Bologna, e anche con un po' di emozione perché è il primo appuntamento che organizziamo in questa città. Il premio Ilaria Alpi nasce 12 anni fa, io, come ricordava Giorgio Tonelli, sono una delle persone che 12 anni fa l'ha pensato, insieme a Giovanni Tonelli, che è qui presente in sala, e a Pasquale D'Alessio, che è il presidente dell'associazione, che non è qui con noi questa sera, ma che voglio ricordare perché siamo stati insieme 12 anni fa a pensare, subito dopo la morte di Ilaria e di Miran, avvenuta il 20 di marzo del 1994 a Mogadiscio, di intitolare loro un premio con lo scopo e con l'obiettivo di cercare di continuare a far vivere un certo tipo di giornalismo, oltre che continuare a far vivere la memoria di Ilaria e di Miran e del lavoro che facevano, ma direi soprattutto del lavoro che facevano, che è la cosa che da sempre ci rimane più a cuore, anche rispetto proprio a Ilaria e a Miran. Giorgio ricordava sulla necessità che c'era, che c'è e che mi auguro continuerà ad esserci, di dare voce, di dare prospettive e sviluppo ad un giornalismo d'inchiesta che forse sempre di più stenta a essere evidente, a emergere, a trovare spazi, forse anche a trovare giornalisti disposti a farlo, perché non è poi così semplice, ci vuole del coraggio, ci vuole del tempo, ci vogliono delle scelte coraggiose fatte non solo dai giornalisti ma anche dai caporedattori, dai direttori, che devono comunque decidere di investire del tempo. E ripensando a 12 anni fa, quando il premio Ilaria Alpi è nato un po' con queste prospettive, con questi desideri, con queste anche ambizioni, se vogliamo, avevamo davanti uno scenario che forse non è molto diverso da quello di oggi, anzi mi verrebbe da dire che forse oggi è anche peggio, salvo le rare eccezioni che sono presenti qui questa sera, che sono delle nobili eccezioni. Mi pare di poter dire che, soprattutto pensando alla televisione italiana, che è un po' la caratteristica del premio, perché il premio Ilaria Alpi nasce con l'intento specifico di essere un premio di giornalismo televisivo, e pensando a come la televisione può essere uno strumento anche straordinario, come abbiamo visto nell'esempio realizzato magnificamente da Sigfrido, uno strumento importante anche per fare inchieste, per fare approfondimento. Lo dico perché in diversi dibattiti che abbiamo fatto più volte si è detto che il compito della televisione è quello di dare l'informazione immediata, il qui ed ora, poi spetta ad altri, spetta alla stampa scritta, spetta ai libri fare le inchieste, l'approfondimento. Beh, io credo che sicuramente spetta anche ai libri, ai giornali, ma anche la televisione ha un ruolo importante nell'approfondimento delle inchieste, ed è il motivo per il quale il premio continua ad esistere, continua ad insistere in questa prospettiva e a cercare di dare spazio e opportunità premiando dei giornalisti, come è avvenuto quest'anno nella edizione 2005, undicesima edizione del premio Ilaria Alpi, è stato premiato per la sezione proprio approfondimento inchiesta Sigfrido, con un altro lavoro, ma adesso possiamo dire che lo premiavamo già in anticipo anche per questo, perché sicuramente è un lavoro che merita. E quindi siamo qui questa sera proprio per cercare di continuare, e lo facciamo, come dicevo all'inizio, con anche un po' di emozione, qui in questa città che riteniamo una città per noi molto importante, perché comunque noi siamo nati a Rizzone, il premio nasce a Rizzone, ma nasce in questa regione da subito con la volontà della regione Emilia Romagna, che ha in questa città la sua, il suo capoluogo, no? La sua sede di riferimento, e anche per noi lo è stato da sempre la sede di riferimento. Quindi continuiamo con l'incontro di questa sera una riflessione che ha radici antiche e che continuerà, mi auguro, anche nel futuro, e che mi auguro possa continuare anche con spazi maggiori e magari con più relatori, perché possiamo avere anche più giornalisti che col tempo possano scegliere di fare questo lavoro, e più direttori che possano scegliere di dedicare e di impegnare giornalisti a farlo, cosa che ha fatto, mi piace ricordarlo, Roberto Morione con Rai News 24, perché è una scelta sia di Sigfrido di lavorare, ma se non c'era il suo direttore che gli diceva dedicaci 6 mesi per lavorare su questa cosa, probabilmente non avrebbe mai realizzato la cosa che abbiamo visto. Io ripasso la palla a Giorgio Tonelli per entrare nel merito del dibattito. La mia proposta è di fare una chiacchierata con i nostri
per i nostri ospiti, proprio per consentire poi in un secondo giro anche a voi di porre domande, interrogativi, curiosità anche. Cominciamo subito con Siegfried Ranucci, anche perché poi alle 23 ci dovrà lasciare perché deve andare per l'appunto a Strasburgo, mi pare. E proprio nel filmato, a un certo punto c'è un testimone di Pallusa che davanti ai pochi parlamentari europei presenti dice: speriamo che almeno voi giornalisti raccontiate quel che è successo. Ecco, tu l'hai fatto, ci puoi raccontare un po' come è nato questo servizio e come l'avete preparato, qual è stato lo spunto? Allora, buonasera a tutti, grazie, vorrei ringraziare il premio che ci ha dato la possibilità di proiettare il filmato per intero, perché ricordo che in Italia non è stato possibile vederlo. Gli italiani se la stanno organizzando da soli, è la prima serata che sto girando in questi giorni l'Italia per seguire una serie di proiezioni di questo tipo. Sono contento anche di stare a fianco dei colleghi prestigiosi come Fabrizio, Giovanni Maria e Alberto. Questa inchiesta nasce da giugno del 2005, quando abbiamo saputo che c'era questa delegazione che usciva per la prima volta da Fallujah e che aveva con sé del materiale importante, e ci siamo recati su appunto a Strasburgo per cercare di intercettarli. Ricordo anche che loro erano passati, prima di andare a Strasburgo, erano passati per Roma, avevano fatto una conferenza stampa che era andata anche quella semideserta, o comunque non si era prestata molta attenzione. Appena abbiamo visto le fotografie che avete visto pubblicate e i filmati, siamo rimasti ovviamente colpiti dal fatto che eravamo di fronte alla presenza di corpi che presentavano delle anomalie, presentavano di corpi sfigurati che non avevano apparentemente ferite di arma da fuoco. Il primo problema che ci siamo posti è, visto che comunque incappare in qualche trabocchetto in questi temi anche in propaganda è abbastanza facile, il primo problema che ci siamo posti è di capire se effettivamente quei corpi fossero di Fallujah. Voi avete visto che alcune di quelle fotografie avevano un numero di identificazione, e quel numero di identificazione ricorreva anche nei registri cimiteriali che sono stati redatti dalla supervisione americana. Anche le foto sono state scattate dagli americani ed erano stati portati in un ospedale a Fallujah perché venissero riconosciute le salme. Questo significa anche che eravamo di fronte ad un bombardamento alla cieca, perché effettivamente non, se neppure gli americani sapevano chi avevano colpito. Noi abbiamo pubblicato solamente il 10%, forse anche meno, delle fotografie che sono in nostro possesso. Successivamente ne sono arrivate altre, ne abbiamo più di 300, e si tratta per lo più di corpi che raffiguravano dei combattenti, lo si vedeva un po' anche dagli atteggiamenti, dai giubbotti che indossavano, ma anche di civili, di donne e di bambini, e tutte queste fotografie presentano delle forti anomalie. E l'altra testimonianza che abbiamo raccolto era quella di una pioggia di fuoco che nel bombardamento di novembre era caduta dal cielo di Fallujah ed era caduta sulla popolazione che appunto era appena venuta in contatto con queste sostanze, aveva cominciato a prendere fuoco e aveva difficoltà a respirare. Dopodiché ci siamo messi alla caccia di militari statunitensi che potessero raccontarci quello che effettivamente era successo in quei giorni. Abbiamo fatto una ricerca su internet e ci siamo imbattuti in quello che era allora il soldato Eckle. Il soldato Eckle era il nickname di Jeff Englert, che era uno dei due militari, quello che era stato a Fallujah, che è stato intervistato anche da un collega, Mario Portanova, di Diario, il quale mi ha aiutato a mettermi in contatto con il soldato Eckle. Dopo 40 giorni di mediazioni varie siamo riusciti a convincerlo a rendere nota la sua identità e ad apparire in video, perché una testimonianza di questo tipo era fondamentale averla in completa trasparenza e dare un volto e un nome soprattutto a questa denuncia. Siamo riusciti a sapere anche che sono state usate anche altre sostanze oltre il fosforo bianco, forse alcune molto più compatibili con le fotografie dei morti, perché ce ne sono alcune che sono sicuramente riferibili, tra quelle che abbiamo visto, all'utilizzo dell'agente chimico, altre che probabilmente fanno riferimento ad un altro tipo di arma, che è un'arma ad onde corte che fa un effetto tipo microonde, che sappiamo essere stata usata con certezza
anche a Fallujah, ma non avevamo la prova visiva. Ti voglio chiedere una cosa, come ti sei posto rispetto a quei corpi? Cioè, non avevi un po' il timore in qualche modo, no, di violare la dignità di un corpo, sì, che comunque testimonia un atto di violenza? Questa è una delle discussioni principali. Nel momento in cui siamo partiti con l'inchiesta, io ringrazio pubblicamente il mio direttore Roberto Morione che mi ha permesso di andare in onda. Non è una cosa semplice, anche visto le reazioni che abbiamo avute sia ai RAI ma anche da parte di una parte della carta stampata, perché noi successivamente abbiamo ricevuto più attacchi da alcune parti della carta stampata italiana più che dal Pentagono, direi. E ci siamo posti effettivamente un problema, innanzitutto di capire se quei corpi effettivamente potevano essere dei corpi che avevano subito un attacco con l'agente chimico, fosforo bianco ed altre sostanze particolari. L'abbiamo fatti vedere a degli agenti dei servizi che sono preposti ad andare sui luoghi di combattimento per capire che tipo di armi sono state usate, e da alcuni periti medici, i quali ci hanno detto che alcune di quelle fotografie erano appunto compatibili con l'utilizzo del fosforo bianco. Dopodiché la scelta era quella se andare in onda con le foto. Abbiamo detto sì, se questo argomento va trattato in questo modo. È ovvio che quei morti rappresentano uno schiaffo alla coscienza dell'Occidente, perché non si erano mai visti i morti di Fallujah, soprattutto non si erano visti mai i morti degli altri. E io ho voluto chiudere l'inchiesta volutamente con quell'immagine dell'uccisione degli iracheni attraverso un monitor, perché la percezione che abbiamo noi in Italia, ma anche in Occidente direi, della guerra è quella di un gigantesco videogioco. La guerra non è così, e purtroppo tutto quello che abbiamo visto prima. Fossilizzare l'attenzione sull'utilizzo del fosforo bianco, secondo me, è stato un po' anche diminuire il tipo di denuncia che veniva fatta da questo filmato, perché ci sono anche altre cose importanti. C'è per esempio la violazione di quelle che sono le normali regole di un combattimento. Abbiamo sentito il militare raccontare dell'uccisione di bambini anche di 10 anni, abbiamo visto gente con il drappo in mano uccisa, abbiamo visto anche l'uso della croce. Lo dico anche come cattolico, a me dispiace vedere la croce utilizzata come segno di legge nei confronti di un'altra religione o di una moschea. Ecco, di tutto questo non si è mai parlato, si è dibattuto se è lecito o meno usare il fosforo bianco, se il fosforo bianco è un'arma chimica o meno. Poi su questo magari ne parliamo, certo, perché c'è una forte contraddizione. Parliamo un attimo della reazione dei media che c'è stato un po' in tutto il mondo. Questo filmato è stato richiesto da quante televisioni? Questo filmato è stato richiesto a Rai News 24 da 1100 televisioni. È stato in giro di 3 giorni, noi abbiamo avuto quasi 5 milioni e mezzo di pagine scaricate dal sito internet, ed è stato dibattuto un po' in tutto il mondo. In Italia non è stato fatto vedere per intero, se non appunto trasmesso da Rai News 24. C'è stato fatto un processo, tra virgolette, da Ferrara, anche se poi insomma, Ballarò l'ha proposto alla fine. Ballarò ne ha mandato un'ampia sintesi, 10 minuti, però non c'è stato il dibattimento. Cioè, io voglio dire, questo è un problema serio, secondo me, quello che abbiamo denunciato. Il giorno dopo Al Jazeera ha dato una lezione di giornalismo a tutti, ha chiamato me, il Pentagono e il portavoce dell'esercito iracheno in Iraq, ci ha messo a confronto per vedere che cosa usciva da quello scontro, e alla fine ha fatto anche un sondaggio su chi ci aveva ragione, Rai News o il Pentagono, e abbiamo stravinto alla grande. È ovvio che magari era un pubblico un po' interessato e selezionato, però insomma è stato l'unico che ha fatto un'operazione di questo tipo. Ecco, è singolare questo aspetto. Tu prima sottolineavi l'uso di internet. Sì. Ecco, c'è stato in fondo un'interconnessione fra l'autorevolezza della televisione e però la capillarità di internet, che in qualche modo rilanciava Rai News e in qualche modo lo riproponeva agli altri media. Ma noi, siccome c'era già successo con altre inchieste, noi eravamo andati in onda con l'ultima intervista di Paolo Borsellino, era passata nel silenzio più assoluto dei media, avevamo fatto altri tipi di inchieste anche a giugno, avevamo denunciato un documento del governo italiano che è scritto 6 mesi prima della guerra, dell'inizio della guerra in Iraq, dove si denunciava il fatto che il governo aveva già identificato il luogo di Nassiriya come luogo dove inviare le proprie truppe, perché c'erano degli accordi preesistenti tra Saddam Hussein e l'ENI, e anche questo era passato sotto silenzio. Quindi, memori di questo fatto, abbiamo pensato di mettere
l'inchiesta in maniera scaricabile sul sito in versione sia italiana che inglese che araba, e questo ovviamente ha favorito la diffusione del video, che voglio ricordare è stato preso in analisi addirittura dall'Open Search Research, che è l'agenzia della CIA istituita da John Negroponte, che ha cominciato a lavorare l'8 novembre del 2005, non perché fosse stata fondata ovviamente per noi, ma come primo argomento ha dovuto occuparsi dell'inchiesta di Renews 24, perché stava viaggiando sui blog americani in maniera pazzesca, tanto da condizionare l'opinione pubblica americana. E poi ovviamente questa diffusione ha fatto sì, all'estero, ha fatto sì che ritornasse dalla finestra, che anche alcuni media italiani se ne occupassero. Però voglio dire che se c'è stato un grande insegnamento da questa vicenda è stato quello della poca credibilità che la stampa italiana all'estero. Voglio ricordare che l'ammissione del Pentagono avviene alla BBC, non alla RAI o né altri organi di stampa italiani. Nel momento in cui la BBC si è mossa per chiedere al Pentagono se fosse stata vera, se fosse vero il bombardamento al fosforo, il Pentagono ha ammesso che era vero. Questo insomma la dice lunga. Il Pentagono ha smentito la smentita. Esatto. Un'ultima cosa, nel filmato si vede il soldato americano che uccide il ferito, e quello è chiaramente un filmato realizzato da un altro soldato americano con una telecamerina. Quello da un operatore embedded. Esatto, che è stato costretto a lasciare il gruppo degli embedded dopo aver mandato in onda quel filmato e a chiedere scusa poi pubblicamente di averlo mandato in onda. Questa la dice lunga sulla condizione in cui lavorano i giornalisti embedded quando raccontano una guerra. Ricordiamo che firmano un contratto che praticamente li rende parte integrante delle truppe che vanno in guerra. Ecco, però non pensi che lo sviluppo di internet intrecciato con l'uso delle telecamerine, come dire, consenta uno sviluppo del giornalismo investigativo? Penso al filmato che tutti abbiamo visto nei giorni scorsi, il famoso Annichiliscilo. Sì. Quello che è interessante capire è che tutte le cose più interessanti di questa guerra, per esempio in Iraq, nascono non da un'attività giornalistica, ma nascono da fotografie, tipo quelle delle torture di Abu Ghraib, scattate da privati. Lo stesso Fabrizio non è andato in veste da giornalista, ma è stato costretto a nascondersi. Ecco, insomma, questo secondo me è lo stato della stampa mondiale, un problema mondiale quello di oggi. Quindi per avere qualche informazione non bisogna essere giornalisti a questo punto, e per poi bisogna essere poi magari per divulgare. Grazie Sigfrido Ranucci, un applauso. Come avete capito, l'idea di questa sera è di non teorizzarlo il giornalismo d'inchiesta, ma di raccontarlo appunto da testimoni, da persone che appunto hanno fatto giornalismo d'inchiesta. Sigfrido ci ha, come dire, lanciato Fabrizio Gatti, che è un po', come si potrebbe definire, lo Zelig del giornalismo, nel senso che nella sua ormai lunga attività ha fatto un po' di tutto, no? Non solo l'immigrato, mi pare, no? Anche il tossicodipendente, l'uomo che andava a vedere le bollette del gas o qualcosa del genere. Raccontaci qualcosa di questo viaggio a Lampedusa. Ma intanto il tossicodipendente sì, ma senza consumo. Senza consumo, meglio. Ovviamente. Un vero giornalista deve essere molto rigoroso. Anche lì non bisogna schierarsi. Tutto questo è la conseguenza di una cosa che Sigfrido ha detto, l'assoluta mancanza di libertà di informazione. La censura non si applica soltanto alla fine dell'informazione, nel processo informativo. Se viene impedita l'uscita di una notizia, ovviamente è un episodio di censura. E molto spesso noi, questo è uno dei casi, la RAI e altre TV nazionali non hanno mandato in onda questo splendido documentario, ma molto spesso noi non assistiamo a fenomeni di censura vera e propria, identificabile così, però c'è un modo molto particolare per esercitare la censura, impedire ai giornalisti l'accesso alle informazioni. Ora, da giornalisti noi dobbiamo porci un problema.
ovviamente entrare a Lampedusa non è una prova sportiva, nemmeno una prova di forza o per dire vediamo così come, cosa succede, ma in sostanza è il risultato di un lavoro che deve muoversi su dei binari molto precisi. Primo binario, da giornalista a cosa posso fare riferimento per aggirare il divieto all'accesso a Lampedusa? Allora, tutto nasce da questo, dall'applicazione del regolamento che riguarda i centri di detenzione di immigrati, secondo il quale i giornalisti a Lampedusa, perfino gli avvocati e molto spesso anche i parlamentari, non possono entrare. Personalmente ritengo che uno Stato, essendo cosa pubblica, debba essere trasparente in ogni suo aspetto. Esiste anche una legge, la 241, per la trasparenza degli atti della pubblica amministrazione, che darebbe ragione a un giornalista. Su Lampedusa, su Via Corelli, 5 anni fa avevo dovuto usare lo stesso metodo anche lì, e su tutti gli altri centri, compreso 2 settimane fa a Crotone, dove sono stato fisicamente prelevato dall'esterno del centro e spostato, in violazione poi vedremo di cosa, in questi centri non si può assolutamente entrare. E sapete qual è la motivazione che viene data dalle prefetture applicando un regolamento nazionale? È il diritto alla privacy degli immigrati rinchiusi in questi centri. Ora, queste persone che hanno perso ogni diritto, anche quello di difesa, quello alla libertà, quello a, come dire, stabilire il proprio destino, il proprio futuro, bene, sono comunque garantiti di un diritto splendido, perlomeno in Italia, il diritto alla privacy. Questo diritto alla privacy però impedisce di esercitare altri particolari. Il primo, da giornalista, ovviamente, anche perché c'è una questione. Alla fine di tutto questo bisognerà affrontare un processo, perché ovviamente se io fossi andato in via Corelli a Lampedusa dicendo sono Fabrizio Gatti, giornalista dell'Espresso, e Corelli ero del Corriere e ora dell'Espresso, e mi avrebbero detto no, non puoi entrare. Perché? Perché c'è questo regolamento, diritto alla privacy, poi si inventano altri motivi, l'ordine pubblico e tante altre storie. Bene, ma io da giornalista, lungo quali binari mi devo muovere? Questa è una domanda che tutti noi ci dovremmo porre. Beh, allora, il primo binario è un binario che è infallibile, perlomeno nei principi, che è la nostra Carta Costituzionale. Beh, quando si va a discutere con delle autorità, quando io ho scritto 2 settimane fa che a Crotone la polizia aveva violato gli articoli della Costituzione, beh, la polizia poi si è infuriata a quel punto, ma come, una polizia anticostituzionale? Beh, lì lo è stato. L'articolo 21, sapete, sancisce e protegge il diritto all'informazione. Non solo. C'è anche la Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, che tra l'altro è stata firmata a Roma nel 1950, e l'articolo 10 stabilisce e protegge la libertà di circolazione delle comunicazioni, delle informazioni e dei dati. E c'è una sentenza su un caso preciso del 1996 della Corte dei Diritti dell'Uomo di Strasburgo che prevede che per i giornalisti questo articolo debba essere applicato anche nella particolarità dell'andare a cercare le informazioni. Per cui a questo punto, avendo scelto di fare il giornalista e non il prefetto e quindi di non gestire i CPT, ma di in qualche modo esercitare un diritto che non è mio ma è di tutti i cittadini a essere informati, beh, a questo punto dico, mi devo schierare dalla parte della privacy, quindi di questo divieto della prefettura, o mi devo schierare dalla parte della Costituzione italiana? E questa non è una domanda da poco. Perché poi una condanna, io avrò settimana prossima, il 22 dicembre, il processo d'appello per via Corelli, e in primo grado sono stato condannato a 20 giorni di detenzione. Probabilmente Lampedusa forse porterà un altro processo, ho saputo di essere indagato. Come conseguenza di questa attività ho subito la quasi demolizione dell'interno della mia macchina per 2 volte al valico di Trieste, perché io risulto Fabrizio Gatti alias Roman Ladu. Che tra l'altro il nome suona rumeno, Ladu, ma è sardo-veneto, vi giuro, è sardo-veneto. Temendo di prendere il nome di un cittadino per bene rumeno in Italia, di rovinargli il futuro, ero andato a scegliere Ladu, il nome, sull'elenco telefonico di Nuoro, dicendo finisce Perù come in Romania, scegliamo questo nome. E Roman, ho detto, ma perché escludere il nord-est? E ho preso il nome Roman dall'elenco telefonico di Vicenza, e tanto è bastato. E quando la polizia... È un nome meticcio, quindi, Beh, sì, visto che siamo tutti meticci, per fortuna un nome è meticcio. Beh, insomma, quando, così un piccolo aneddoto, a Lodi la polizia tra gli schiaffoni in questura mi diceva ma tu non sei rumeno, perché noi non sappiamo che tu non sei rumeno. Fra me dicevo, caspita, mi hanno scoperto, io credevo fosse difficile passare per straniero. E rimanevo in silenzio, li guardavo, perché tu sei albanese, mi dicevano.
per fortuna in un lavoro anche così molto triste, se vogliamo, perché in Italia non ci dovrebbe essere bisogno di questo, beh, un lavoro di questo genere, poi ci sono anche momenti di questo tipo. Ma anche su Lampedusa questo porta delle conseguenze. Quando ero a Bruxelles il 7 luglio, ci sono gli attentati a Londra, il giornale mi trasferisce a Londra, io ovviamente aeroporto di Londra paralizzato, decido, penso che forse con l'Eurotunnel così andò bene, decisi di prendere il treno che da Bruxelles poi via Francia arrivava direttamente in Inghilterra. Ebbene, io al valico sono stato trattenuto, fermato, perché quando scrivono dal passaporto il nome nel computer viene fuori Fabrizio Gatti alias Roman Dladu, e ora che uscirà Bilal Ibrahim e la Bibi iracheno, forse sarà addirittura peggio. Quindi non è una scelta da poco, anche perché il primo, come dire, ricevente del messaggio non è il lettore o il pubblico, ma è il direttore della propria testata o il caporedattore, e bisogna rassicurarli. Ad esempio al Corriere della Sera, per spiegare e in qualche modo vedere i vari aspetti del lavoro su Via Corelli, dall'inizio a quando è stato messo in cantiere, insomma è realizzato, è passato quasi un anno, anche perché all'inizio avevo fatto un lavoro simile nel 99 in Svizzera seguendo dei profughi kosovari, avendo saputo anche lì che i bambini venivano detenuti nelle celle di sicurezza. Tu sei stato condannato dalla Corte Federale di Losanna. Sì, 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 in Svizzera ho una condanna e anche lì sono pregiudicato, lì effettivamente a tutti gli effetti. E quindi purtroppo in area Schengen sono non ancora pregiudicato, ma comunque ho la condanna per colpa di Roman Dladu, in Svizzera per agrondreci, ma vabbè. Ma anche lì, se io da giornalista vengo a sapere che dei bambini vengono detenuti e mentre l'Europa si schiera per aiutare i profughi kosovari, la Svizzera schiera l'esercito con i cani al confine, e io incontro un ragazzo completamente sfigurato da dei graffi delle ferite perché si è tirato addosso i cani di notte per difendere il nonno e la nonna, beh, mi dico, caspita, ma al confine tra Italia e Svizzera sta succedendo lo stesso di quanto succedeva nel 1939. Io da giornalista cosa devo fare? Ovviamente non nessuno deve essere kamikaze, però si possono studiare dei lavori di questo tipo. E così è avvenuto successivamente, per cui quando poi si parla col direttore si tratta di spiegare, ma perché ricorriamo a questo metodo? Si tratta di capire che non solo è una questione di diritto all'informazione, ma in gioco sono diritti delle persone basilari, anche questi diritti costituzionali. E la Costituzione, guardate, che può sembrare retorico, ma spero di non esserlo, è una carta che non tradisce, anche perché è la conclusione di un principio e di un percorso di pensiero notevole, no? Che l'Europa ha attraversato e che con questi episodi in qualche modo stiamo rinnegando. E stiamo vivendo in un periodo in cui in realtà come dire, la democrazia si sta reggendo, le scelte politiche vengono rette dalla menzogna. Noi abbiamo saputo che ad esempio abbiamo esportato la pace e la democrazia, abbiamo cotto qualche migliaio di persone con le bombe al fosforo, abbiamo saputo che stavamo intervenendo per le armi di distruzione di massa, ma già dal principio, e non è lo scandalo Nigergate, ma già da prima si sospettava che in Iraq, visto che c'era un embargo ed era il paese più controllato, di armi di distruzione di massa non dovevano esserci. Beh, da giornalista come ci poniamo con questi? E non si tratta di prendere parte, si tratta di fare riferimento ad una carta che è principale al di sopra di tutto, che ci può aiutare nel nostro percorso, perché io da giornalista, e molti di voi forse lo diventeranno, insomma vorranno fare questo lavoro splendido, alla fine si troveranno nella condizione, ma io da che parte devo stare? Ma non è per dire chi ha ragione o chi ha torto, ma se io devo andare a commettere un reato, come il fatto di dare false generalità alla polizia, o a rischiare la mia vita, beh, lo devo fare comunque per qualcosa che valga la pena, e devo studiare benissimo il caso. Allora esiste una carta superiore addirittura alle Costituzioni, che è la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo. Sull'immigrazione noi stiamo impostando in Italia, anche in Europa, una politica molto simile a quella di una realtà democratica lontana nella storia, che è la realtà greca, oppure più vicina a noi, che è quella del Sudafrica dell'apartheid o quella della Libia. Queste sono vere e proprie democrazie che però basano la loro struttura anche economica su una quantità di persone senza assolutamente nessun diritto. E sull'immigrazione sta avvenendo questo. E allora dall'inizio, finisco perché poi andremo avanti, il mio compito da giornalista, io ho cominciato a seguire l'immigrazione dalla cronaca nera. Facevo le notti commissariati, il cronista di nera, la cronaca di Milano del Corriere della Sera. E mi sono reso conto, ed è lì stata la fase che in qualche inchiesta mi ero finto, come dire, controllore del gas per entrare in quartieri controllati dall''ndrangheta e per vedere cosa accadeva. E anche perché lì
lo scopo era andare a vedere, ci veniva impedito, vabbè, troviamo qualche rimedio. Guardate, è un reato se ci si spaccia per postino, per poliziotto, per andare a intervistare una persona. Ma quando si tratta e si è convinti che si è di fronte a un abuso, beh, allora ritengo che sia il caso e da giornalista si debba ricorrere a qualche stratagemma. E così è stato per Lampedusa. Ecco, in parte hai già risposto, però in sostanza il cambio di identità è l'unica via del giornalismo investigativo. Cioè questa è la tua strada, è la strada che hai seguito tu nella tua professione. Ecco, ma non pensi o non temi che, come dire, malinterpretata possa, come dire, portare anche grossi problemi di carattere deontologico, per esempio? Ma innanzitutto non è l'unico mezzo del giornalismo investigativo, anche io ho fatto inchieste per fortuna, insomma, ho dovuto cambiare identità 3 volte essenzialmente, insomma, e la dimostrazione di Sigfrido è che per fortuna, insomma, non ha dovuto cambiare identità, si è presentato come giornalista. Ci sono degli ambiti in cui purtroppo il diritto all'informazione non è garantito ai giornalisti e l'unico modo è quello di entrare nella questione. In inglese si chiama inside story. Ci sono stati prestigiosi giornalisti, uno europeo, Gunther Wasraff, che nell'85 ha pubblicato un libro, Ish Ali, o in italiano è stato tradotto Faccia da Turco, e si era finto per 2 anni turco e ha raccontato la realtà dei turchi in Germania. E questo è, se vogliamo, il modo immediato, migliore, per conoscere anche l'esperienza personale, perché poi dietro al giornalista c'è la persona, e a volte anche il fatto di dare una falsa identità. Con Lampedusa io sono stato 4 ore e mezzo di notte in mare, mi hanno recuperato, richiuso nel centro. Se non fossi stato un giornalista non avrei mai avuto questa esperienza umana fortissima, e devo anche ringraziare questo lavoro. E a volte il fatto di scrivere è, come dire, il compito finale del lavoro, perché poi prima viene in qualche modo l'orgoglio di essere in prima fila e vedere lo spettacolo del mondo, che poi è l'aspetto bello di questo lavoro. Non sempre è necessario, anzi non bisogna mai cambiare identità, bisogna sempre presentarsi da giornalisti, ma quando ci si trova di fronte a dei dilemmi, a volte la scelta è necessaria e, ripeto, deve essere una scelta pensata e motivata su basi non solo deontologiche, prima di tutto giuridiche. Io ritengo, poi ci sarà, vedremo settimana prossima il giudice cosa dirà. Il primo giudice mi ha dato torto e mi ha condannato a 20 giorni di carcere. Beh, io ritengo che in quel caso su Via Corelli, essendo entrato e poi il governo quel centro l'ha chiuso perché disse un'ispezione governativa che non garantiva l'integrità della dignità umana, beh, comunque con o senza condanna ritengo di aver fatto il mio lavoro di giornalista. Grazie. Grazie a voi. In parte ne ha accennato Sigfrido Ranucci, il tema, come dire, delle invidie della categoria. Ne volevo parlare con Giovanni Maria Bellu di Repubblica, perché sulla vicenda dei 300 naufraghi di Porto Palo, come dire, hai avuto onori e oneri. Ecco, la puoi ricostruire soprattutto per i più giovani che magari non l'hanno seguita? Sì. Intanto grazie, ma diciamo la vicenda di Porto Palo è un po' complessa, quindi cercherò di dirla veramente molto molto in pillole. E succede che nel 96, la notte di Natale, c'è un grosso naufragio, muoiono 300 immigrati, e se ne salvano 29, questi 29 vengono sbarcati in Grecia dalla nave ammiraglia, diciamo, del racket, vengono sbarcati in Grecia, arrestati e raccontano questa storia. Quindi la storia, diciamo, è nota subito alla polizia greca, e poi viene rilanciata anche dalle agenzie. Quindi, diciamo, all'inizio di gennaio del 97 la storia è nota, e quindi arriva in tutte le redazioni. La Reuters dà la prima notizia il 5 gennaio, insomma. E accade questo, accade che viene sostanzialmente ignorata la notizia dalla stampa italiana, con l'unica eccezione del Manifesto, che fa una grossa campagna di stampa, però il Manifesto appunto ha una diffusione limitata, e quindi questa campagna di stampa non riesce, diciamo, a sfondare. Dopodiché succede che la notizia scompare dai giornali, un po' anche diciamo cancellata da un'altra notizia simile anche se poi in realtà molto diversa,
tant'è vero che molti ancora oggi lo vedo che nella memoria sovrappongono i due fatti, e cioè a marzo del 97 viene lo speronamento da parte di una nave militare italiana di una barca che viene dall'Albania, è una ecatombe. E quindi, diciamo, i giornali di questo naufragio di Natale non ne parlano sostanzialmente più, anche se poi invece l'inchiesta della magistratura va avanti. E questo è, come dire, l'antefatto, diciamo, rispetto a quanto accade nel 2001, quando per un caso fortuito arriva al giornale la segnalazione che esiste un pescatore di questo paese che si chiama Porto Palo di Capopassero, che conosce tutta la vicenda, ha trovato anche un tesserino plastificato che secondo lui appartiene a una delle vittime. Il giornale mi incarica di questa cosa qua, vado a Porto Palo e a Porto Palo faccio una scoperta che secondo me in realtà è la chiave, la cosa più importante di questa inchiesta. A parte l'aspetto più spettacolare, che consiste nel fatto che poi abbiamo anche individuato il relitto e filmato i cadaveri attorno al relitto sott'acqua. Ma se, l'aspetto, diciamo, che, come dire, professionalmente credo sia, mi ha dato anche più soddisfazione, riguarda questo aspetto. Cioè succede che io domando a questo pescatore, faccio la domanda chiave, che era la domanda chiave fin da allora, fin da quando avvenne la tragedia, e cioè: alla tragedia si era creduto poco, le autorità marittime italiane, maltesi, non avevano creduto sostanzialmente, nonostante le testimonianze dei superstiti che dicevano sono morte circa 300 persone, perché non veniva trovato nemmeno un cadavere. E appariva assurdo, stranissimo, che in un tratto di mare trafficato come il canale di Sicilia non si trovasse neanche un corpo davanti a un naufragio di queste dimensioni. E il pescatore, quando gli faccio questa domanda, mi dice: no, guarda che di cadaveri se ne trovavano tanti, ne trovavamo a decine, solo che non avevamo deciso di non fare denuncia, di non portarli a terra, perché qualche mese prima un nostro collega pescatore aveva trovato un altro cadavere, dei tanti cadaveri che ci sono nel mare Mediterraneo. Si stima che negli ultimi, che dalla metà degli anni 90 a oggi, i morti annegati siano stati dai 10 ai 20 mila a seconda del sistema di calcolo. Questo pescatore aveva portato questo corpo a terra e tra verbali, interrogatori eccetera è rimasto fermo col peschereccio per alcuni giorni, subendo un danno economico, quindi questi si passano la voce e dicono: non lo facciamo. La cosa secondo me più strana di tutta questa vicenda, più sorprendente, è che questo fatto, cioè il fatto dei cadaveri trovati in mare, era un fatto noto a tutto questo paese di 3.000 abitanti. Faceva parte delle conoscenze del paese, si sapeva, era nella memoria del paese. Per cui, per riuscire ad avere la conferma di questa notizia senza scoprire il pescatore, che era la mia fonte, ho fatto, diciamo, non mi sono proprio travestito da pescatore, però mi sono travestito da un tipo di giornalista, e cioè ho fatto finta di essere un giornalista che si occupava di turismo, tempo libero, e ho cominciato a parlare con la gente di Porto Palo, prendendola molto alla lontana. Tutti quanti i paesi, tutti quanti i posti hanno le loro piccole glorie, e Porto, o le piccole invidie, le piccole rivalità, i campanili. Porto Palo, per esempio, sostiene che il pomodoro Pachino è lì vicino, non è di Pachino ma è di Porto Palo, perché per via di una storia dell'acqua, salmastra, eccetera. E quindi parlavo con queste persone per tanto tempo, ore, e alla fine buttavo lì all'improvviso, ma così, come se fosse l'ultimo dei miei pensieri, una frase come: e d'altra parte, certo, è duro il lavoro qua, per esempio i pescatori, un lavoro durissimo, si svegliano all'alba e così via, tanto che addirittura accade quel fatto nel 96, sì, me l'hanno detto tanti, ormai insomma, si sa, che furono addirittura costretti a ributtare i cadaveri che trovavano in mare, proprio perché se avessero interrotto l'attività, è come uno deve pur mantenere la famiglia. Insomma, avrei fatto così anch'io, li capisco. La cosa messa in questi termini veniva immediatamente confermata da tutti. Compreso il sindaco, compreso il vigile urbano, il memorialista locale e così via. E quindi ho fatto un articolo su questo, che naturalmente a Porto Palo è arrivato con uno schiaffo, perché era l'ultima cosa che pensavano. Ci sono state delle polemiche durissime, hanno cercato di smentire la notizia, tutti hanno detto che non mi avevano confermato la notizia, però si erano messi male d'accordo, per cui insomma alla fine era evidente che stavano mentendo.
E però c'era poi il problema di dare conferma di questo fatto, di dare una conferma definitiva. E allora cosa è successo? È successo che questo pescatore, che si chiama Salvatore Lupo, aveva trovato questo tesserino, che poi aveva accertato appartenere a una delle vittime del naufragio, perché mentre pescava con la rete a strascico, si era rotta in un certo punto mare, e quando l'aveva tirata su aveva ancora delle sacche integre. Dentro una di queste sacche aveva trovato questi pantaloni spiegazzati, e aveva, dentro i pantaloni, aveva trovato questo tesserino plastificato. Lui aveva segnato il punto mare, e siccome il tesserino, come avevo accertato, apparteneva a una delle vittime del naufragio, un ragazzo che si chiamava Ampalagan Ganeshu, a questo punto si trattava di andare in quel punto. E allora il giornale, diciamo, ha creduto a questa cosa qua, e abbiamo contattato una società di ricerche oceanografiche che ha un sistema, che è quello che poi ha realizzato queste cose, che si chiama ROV, Remote Operating Vehicle, che ha una telecamera all'interno, e abbiamo alla fine trovato la cosa. È stato molto importante in questa operazione il pescatore, e cioè Salvatore Lupo, perché lui non solo aveva l'esatto punto mare, nel senso che si era parlato genericamente dopo il naufragio del fatto che il naufragio era avvenuto nel canale di Sicilia. Questa notizia l'aveva per esempio riportata il Manifesto, ma il canale di Sicilia, come tutti sanno, a parte un collaboratore di problemi dell'informazione, che forse era quello a cui faceva riferimento, è un pezzo di mare vastissimo, per cui il punto, il problema vero era conoscere esattamente quel punto, e quel punto lo conosceva questo pescatore, Salvatore Lupo. Per cui, grazie alle sue indicazioni e col suo peschereccio che ha messo a disposizione gratuitamente, siamo andati in quel punto, è stato calato il ROV e abbiamo filmato. Adesso queste sono le immagini, come dire, sporche, nel senso che sono ore e ore di immagine. A un certo punto, poi, alla fine di questa cosa qua, si vede il relitto con i cadaveri attorno. Questo è quello che noi abbiamo visto per i due giorni che eravamo sul peschereccio, con la faccia incollata al monitor e con questo rumore terrificante di un generatore, di quelli che si usano per le feste di paese per fare le luminarie, perché la barca di Salvo Lupo non aveva corrente sufficiente, quindi avevamo messo sopra questo generatore. Finisco dicendo che Salvo Lupo, tanto è stato importante il suo ruolo, tanto è stato determinante quello che ha fatto, dopo che c'è stata l'inchiesta, ha avuto delle minacce. Dopo che lo scorso anno, alla fine dello scorso anno, è uscito un libro che ho scritto dove racconto queste cose, è stato minacciato fisicamente e ha dovuto abbandonare il paese. In tutto questo, effettivamente, mi è dispiaciuto che, lo possiamo dire, i colleghi del Manifesto, che hanno avuto amplissimi riconoscimenti del fatto che loro hanno fatto la campagna di stampa nel 96, addirittura il giorno in cui noi abbiamo fatto lo scoop, nel dare la notizia abbiamo pubblicato una delle prime pagine del Manifesto all'interno del mio servizio, per dire: guardate, erano stati loro. Poi non so davvero, infatti non ho ben capito per quale meccanismo poi ci sia stata questa cosa, ma credo che sia stata superata, anche perché penso che abbiano riconosciuto i loro errori, insomma. Ecco, e comunque che risposta ti sei dato? Perché, voglio dire, c'è stata questa omertà fondamentalmente da parte di un'intera comunità? Perché se il fatto era risaputo, perché le forze dell'ordine, la magistratura, i carabinieri non avevano indagato? Io ricordo di aver letto anche di un teschio attaccato davanti a un bar, no? Ecco, che è una cosa anche un po' raccapricciante. E, cioè, che meccanismo è scattato? Al di là, come dire, della paura di in qualche modo condizionare un'attività economica come la pesca, che è sicuramente l'attività principale dei pescatori di Porto Palo, insomma. Cos'altro c'è secondo te? Ecco, nel rispondere vorrei introdurre un argomento di carattere generale. Cioè, quando poi sono andato a Porto Palo, diciamo così, a presentare il libro nel dicembre scorso, e me ne sono andato via con la scorta dei vigili urbani, durante questo dibattito avevo detto che Porto Palo in realtà non poteva ritenersi diffamata da questo fatto, a parte che il fatto era vero, ma neanche da come l'avevo trattato, perché avevo sempre detto chiaramente, sia quando ho scritto i pezzi, sia in modo molto articolato nel libro che ho fatto, che Porto Palo è la metafora dell'Italia. Nel senso che
il fatto che una intera comunità possa metabolizzare una vicenda così orrenda, perdendo completamente, dimenticando il suo codice etico, anzi più codici etiche, etici, il codice della marineria, il, come dire, la normale pietas generale, il fatto c'è, cioè, addirittura un parroco a Porto Palo che giustifica questi comportamenti, per dire. Ecco, questo somiglia, richiama il problema che ha oggi, secondo me, il giornalismo in Italia. E cioè, io non credo che l'Italia abbia un problema, abbia meno giornalismo d'inchiesta che altrove. Abbiamo oggi, qua, stasera, alla mia destra, due dimostrazioni viventi e recentissime del fatto che il giornalismo italiano produce delle grossissime inchieste che hanno risonanza mondiale. Questo è un fatto. Quindi io sono un po' stanco di sentire dire, ma no, se è sentito dire anche Fabrizio Gatti, ed è stata la sua fortuna, diciamo, questa cattiva fama che noi abbiamo, no? Poi magari lo può raccontare. Io leggevo nel pezzo che a un certo punto, quando se lo ritrovano là, c'è una conversazione, pare, tra due poliziotti, no? Tra due carabinieri. E praticamente si dicono, ma non sarà un giornalista, e l'altro dice, ma no, queste cose gli italiani non le fanno, no? È così. Fabrizio Gatti e riesce a superare questo brutto momento. Quindi la cattiva fame in quel caso, diciamo, qualche volta può servire. Io credo che invece sia una fame immeritata, nel senso che io credo che in Italia ci sia non un problema di giornalismo di inchiesta, ma un problema di opinione pubblica. Cioè, credo che, tra l'altro, anche questi casi recenti, anche queste inchieste recenti lo dimostrano, anche se, diciamo, lo si vede un po' meno di altri casi, per un solo fatto, perché sono stati degli scoop così fenomenali che era difficilissimo, come dire, fare l'operazione che è stata fatta in altre cose meno evidenti, no? E faccio un esempio e poi concludo. Noi abbiamo, un esempio che faccio sempre, anche, lo faccio, come dire, anche per ricordare un grandissimo giornalista che era Peppino Fiori. E Peppino Fiori a un certo punto scrive un libro che è la biografia di Berlusconi. Scrive delle cose originali, scrive delle cose sulle quali erano andati ancora prima di lui due giornalisti che avevano scritto l'autobiografia del signor TV per la Caos, Ruggeri e Gualino. E a un certo punto, in entrambi i libri, vedete, raccontate in modo diverso, una storia, la storia è questa, che è la storia, insomma, di come Berlusconi acquisisce in quel modo indegno la villa di Arcore, raggirando sostanzialmente attraverso il patrocinio di Previti, che era l'avvocato della contessina Casati Stampa, praticamente compra a un prezzo irrisorio la villa di Arcore, raggirando questa ragazza che era minorenne e per giunta orfana, un fatto ignobile proprio, no? Allora, in qualunque paese un personaggio di questa fatta non solo non avrebbe fatto politica, probabilmente ognuno di noi avrebbe evitato di farlo entrare a casa propria, no? Da noi questo è diventato Presidente del Consiglio, e questi fatti qua sono stati scritti e documentati senza che ci sia stata mai alcuna reazione, mai alcuna querela, non soltanto sui giornali, ma addirittura nei libri. Allora, voglio dire, quando si dice che il giornalismo d'inchiesta americano è straordinario perché ci fu l'inchiesta sul caso Watergate, grande inchiesta sostenuta da un fenomenale colpo di fortuna che capita raramente, che si chiama gola profonda, che, diciamo, riduce il merito dei due colleghi americani, avere la gola profonda, no? È molto più bella e complicata, secondo me, l'inchiesta di Andrea Purgatori su Ustica rispetto a quella sul caso Watergate, no? Ma perché la ricordiamo? Perché Nixon si è dimesso. Se Nixon avesse avuto un collante simile a quello che usa il nostro presidente della Banca d'Italia per attaccarsi alla sedia e non si fosse dimesso, noi non la ricorderemmo l'inchiesta sul caso Watergate. Se in questo paese ci fosse un senso etico e si ritenesse, è un'etica pubblica, diciamo, è un'opinione pubblica avvertita e diffusa,
e si ritenesse che un personaggio che fa un atto ignobile come quello che ha fatto Berlusconi nei confronti dell'orfanella Casati Stampa, probabilmente non avrebbe cominciato la carriera politica. Si potrebbe continuare a lungo facendo degli esempi, che sono esempi che dicono che questa probabilmente è una parte del problema. Concludo dicendo che sono d'accordo con quello che diceva Fabrizio Gatti, cioè i giornalisti devono avere come legge di riferimento una legge fondamentale. Certo, la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, ma direi, per quanto ci riguarda, semplicemente la Costituzione di questo Paese. Io credo che oggi, per fare giornalismo d'inchiesta, sia certo necessario fare le inchieste, fare gli scoop, raccogliere informazioni, però non ci si può allontanare dalla responsabilità del giornalista cittadino, e cioè bisogna contribuire, come cittadini, a ricostituire le ragioni dell'indignazione. E cioè, in definitiva, prendere partito, non aver paura di macchiarsi, sporcarsi le mani, difendere la democrazia di questo Paese. Grazie. Giovanni Maria Bellu fa venire in mente la vicenda della ministra della giustizia di Clinton, che si era dimessa perché non pagava i contributi alla Colf. È evidente che si è dimessa perché esiste un'opinione pubblica che ha un forte senso etico delle istituzioni. Il tema, come si suol dire, giunge a fagiolo con l'ultimo dei nostri ospiti, che è Alberto Nerazzini, che è giovanissimo, come vedete, ha 32 anni, ma non per questo, come dire, è un neofita, nel senso che figlio già del Watergate, eh? Figlio del Watergate, figlio del, figlio del Watergate, mi sembra, come dire, una buona definizione. Si è dimesso nel 74 lui sta cercando di dimettere un presidente di una regione, e vediamo se, come dice Bellu, no? Se il giornalismo d'inchiesta si vede dagli effetti che produce, più o meno è questa la tesi. Ecco, Nerazzini, per l'appunto, come dire, ha un obiettivo particolare presidente della regione Cuffaro, presidente della regione Sicilia, al quale è dedicato La mafia bianca, un libro che è un caso ormai, perché ha raggiunto le 65.000 copie, scritto insieme a Stefano Maria Bianchi, e che ha la particolarità di essere insieme libro e video. Lo dico perché appunto qui poi molti sono anche studenti di scienze della comunicazione, quindi come dire, c'è uno spazio anche per i freelance, mi verrebbe da dire, o no? Come, butto come così. No? C'è. Non è che me lo sono andato a cercare, insomma, io stavo a Sciuscià, anche Stefano ecco, Maria Bianchi va detto Bianchi che comunque il testimonial di questo prodotto è comunque Santoro, Michele, e quindi Santoro. Come dire, è un buon marchio, no? Sì, che non se la passa bene dal punto di vista professionale. Sì. No, ma io sono d'accordo con Bellu quando parla di etica e di opinione pubblica. Cioè noi qui raccontiamo una storia, non abbiamo un caso di inside story come nel caso di Fabrizio, abbiamo un altro caso però, che è quello magari della solitudine del giornalista. Queste scene proprio raccontano Totò Cuffaro, presidente della regione Sicilia, che va in uno dei processi che lo riguardano, qui va come testimone a testimoniare come nel processo che riguarda una delle talpe, le cosiddette talpe, e in questi processi non ci sono giornalisti, cioè noi eravamo lì con le telecamere, ci sono quel giorno c'è Cuffaro, c'è Sky, c'è la telecamera di Sky che non ha mandato in onda praticamente nulla. Quando vai a seguire il processo non provi una grandissima solitudine, quindi questo è l'altro aspetto. Lui parla della questione dell'opinione pubblica, della questione etica, della questione della morale, e cade veramente a fagiolo perché qui siamo di fronte a una storia che non è di questi giorni, come ahimè ci sembra dai giornali, perché Cuffaro da alcune settimane, quasi tutti i giorni, è sui giornali. Qui stiamo parlando di una vicenda che, per quanto riguarda il Presidente della Regione, nasce nel giugno del 2003, quindi stiamo parlando di 2 anni e mezzo fa.
Ed è una vicenda incredibile, secondo me è una storia schifosa, avvincente e molto inquietante. Stiamo parlando di mafia e politica, un tema cruciale per questo paese, e noi non abbiamo fatto altro che investire su questa storia, di andare giù in Sicilia e restare per almeno 5 settimane di fila con le telecamere accese, ovviamente muovendoci sul filo dell'inchiesta giudiziaria, delle inchieste giudiziarie, e poi facendo la nostra inchiesta, cioè andando a cercare i personaggi di questa zona grigia, che sono magari direttori generali di ospedali. Fabrizio prima parlava dell'articolo 21, io trovo fondamentale fare riferimento alla nostra carta costituzionale, anche da giornalista. Io trovo che la nostra carta costituzionale, uno potrebbe prendere quasi un articolo a caso e prenderlo come spunto per un'inchiesta, perché qui si tratta dell'articolo 32, cioè stiamo parlando della prima parte, quella che ancora non hanno devastato, della prima parte della Costituzione, che è il diritto alla salute. Quindi noi abbiamo individuato, come hanno fatto del resto anche i magistrati prima di noi, nella sanità il punto d'incontro devastante tra potere politico e potere mafioso. In un passaggio del docufilm si sente Angelo Sino, che tranquillamente ha udito pochi mesi fa nel processo a Michele Aiello, dove è imputato anche Cuffaro per favoreggiamento aggravato a Cosa Nostra, ricorda del suo primo incontro con Totò Cuffaro, ed era il 91, l'inizio del 91, dice proprio che gli arrivò questo personaggio ridanciano, baci abbracci, mi diede subito del tu e mi chiese: io devo vincere le elezioni, devo arrivare primo degli eletti, mi deve aiutare. La cosa sorprendente, prima ricordavi il ministro di Clinton che si è dimesso per non aver pagato la Colf, o le dimissioni di Nixon, lui non ha mai negato di essere andato da Sino a chiedere i voti. Pochi mesi dopo quell'incontro, siamo nel 91, Cuffaro viene eletto, ed è l'inizio della sua sorprendente carriera politica, viene eletto all'Assemblea regionale. Quando gli fanno notare questa cosa, dice: no, ma è vero, io andai da lui, ma io pensavo, non sapevo che fosse un mafioso, addirittura il ministro dei lavori pubblici di Cosa Nostra, diciamo uno dei più stretti collaboratori di Totò Riina, di quello che ha praticamente messo in pratica la fase più violenta, l'epoca stragista di Cosa Nostra. Pensavo fosse solo un imprenditore. Bizzarro comunque che uno vada da un imprenditore a chiedere tutto quello, una richiesta così chiara, così forte, pensare che questo imprenditore possa fargli vincere le elezioni. Però Sino, pochissimi mesi dopo, cioè l'8 luglio se non ricordo male del 1991, lo stesso anno, è arrestato, l'accusa è pesantissima, associazione mafiosa. Allora già lì un deputato regionale dovrebbe dire: cavolo, io pensavo fosse un imprenditore, invece questo lo accusano di essere un grande mafioso. Nel 94 arriva la prima condanna, 9 anni per associazione mafiosa. Allora in qualsiasi paese, ed è qui che sono d'accordo, in qualsiasi paese del mondo un politico direbbe: scusatemi, ho sbagliato, mi dimetto, io sono andato a chiedere i voti, io sono diventato un deputato grazie ai voti di un pezzo da 90 della mafia che ha ucciso Falcone, della mafia che ha ucciso Borsellino, della mafia che ha messo le bombe a Firenze, Milano, Roma, scusatemi, mi ritiro ad altra vita. Questo ovviamente non è successo, stiamo parlando di queste cose nel 2005. Io con Stefano faccio questo lavoro, Cuffaro ovviamente ci sta facendo grande pubblicità, ci sta attaccando in maniera violentissima, scomposta e scompigliata. Non ha correlato Cuffaro? No, Cuffaro io trovo non può correlarci, perché questo è un lavoro, è stato visto, rivisto, studiato, fatto, insomma, come succede in queste cose. Da legali prima di assolutamente. Dietro c'è un grande editore come la Rizzoli che ha il suo ufficio legale e ti puoi figurare, insomma, ti puoi immaginare quanti passaggi l'ufficio legale ha fatto. Ma lui oggi non lo fa, e probabilmente secondo me la cosa ancora più sorprendente è che non lo fa un Casini. Stiamo sempre a parlare dell'UDC, no? Di questo piccolo partito così fondamentale per le sorti di questo paese. Fa Cuffaro presidente del congresso, lo nominano e lo sottolinea come importante avere Cuffaro, accusato di legami con la mafia, presidente del congresso. Una settimana dopo lo fanno vice segretario nazionale del partito.
Adesso Cesa, il nuovo segretario, è lì perché l'ha voluto Cuffaro. Un partito che senza la Sicilia non esisterebbe non prende una posizione sulla questione morale. Ed è giusto dirlo, perché la questione morale è una cosa che appartiene alla politica, non bisogna lasciarla ai magistrati. Avete provato a intervistarli, Follini, Casini, su questa vicenda? No, questo abbiamo... È impossibile. Abbiamo cercato, per quanto riguarda, noi abbiamo cercato e abbiamo ottenuto tanti sì intervistare Cuffaro. E non abbiamo mai... Ma quando lui, scusami, invece Silfrido ricordava quello che ha fatto Al Jazeera, cioè, questo voglio dire, anche sul nostro lavoro si poteva fare tranquillamente una cosa simile. Noi abbiamo avuto l'occasione, nello stesso canale dove lavora Silfrido, di confrontarci con il presidente Totò Cuffaro, ma è stata un'esperienza imbarazzante dal punto di vista del giornalismo. Ecco, prima Bello sottolineava il ruolo dell'opinione pubblica. Voi questo filmato e il libro l'avete ovviamente portato anche in Sicilia. Che tipo di reazione avete trovato? Infatti, mi piace la domanda, perché io sono assolutamente d'accordo con Bello, ma al tempo stesso mi piace, forse perché sono figlio del Watergate, essere anche un po' in disaccordo, perché secondo me non è solo una questione di opinione pubblica, è anche una questione di editori e di giornalisti, perché per esempio sul lavoro di Silfrido, perché l'ha ricordato lui, la BBC viene chiamata al Pentagono e non la RAI. Cioè, io vivevo negli Stati Uniti quando avevo 17 anni, mi ricordavo, vivevo a St. Louis nel buco del Midwest, e c'era solo questo St. Louis Dispatch, questo giornale. Mi ricordo intere pagine ogni tanto dedicate ai premi, premietti, premiucci vinti dai loro giornalisti in giro per, con grande orgoglio, dava prestigio alla testata. Allora, un lavoro come quello di Silfrido, e parlo del suo, vorrei parlare del mio, ma il mio non può andare in televisione, non c'è andato, quindi insomma probabilmente ci andrà, come dice James Bond. Comunque, no? Non credo che questo lavoro, abbiamo cercato ovviamente di trovare il modo di occuparci di mafia, sono parole che sono scomparse dalla televisione, come è scomparsa la parola immigrazione, come è scomparsa la parola guerra, cioè non prendiamoci in giro. E perché la RAI, quando esce un lavoro del genere, non lo porta in prima serata, nei telegiornali? Ci sono 1100 televisioni del mondo che chiedono i 24 minuti di Silfrido Ranucci. Ci sono interi giornali che parlano di questo, e noi siamo in un paese dove te lo mandano in onda alle 7 di mattina, e il TG1, invece di dire se domani piove o nevica, che faccia due servizi, tre servizi, che continui l'inchiesta, che faccia una campagna, un giornale prende su una questione come la nostra, perché un giornale non fa la campagna? TG1 ha dato la replica del Pentagono. Esatto, senza, e non si capiva neanche a cosa, probabilmente, per un telespettatore medio del TG1, perché la replica senza aver spiegato l'antefatto. Ma su questo, ovviamente, in Sicilia è successo il casino, si è indignata la gente. Io domattina ho un aereo e torno per un altro giro della Sicilia. Ci dicono che quello che è successo con Rita Borsellino, che è passata in due o tre presentazioni della Mafia Bianca, qui stiamo parlando di siciliani che vivono queste cose tutti i giorni e non sapevano di queste cose. Qui mandiamo in onda intercettazioni, mandiamo in onda qualche udienza, mandiamo in onda questi personaggi che sono i direttori di ospedali dove si muore per una frattura al femore a 22 anni, che serenamente si ricordano di essere stati a casa di boss mafiosi e di far parte di intercettazioni ambientali, e affrontano la questione con grande spocchia, con un volgarissimo senso di impunità. I siciliani, queste persone le conoscono, le hanno viste nelle televisioni, negli incontri privati, eppure queste cose messe in fila non le conoscevano. E allora l'opinione pubblica lì si incazza, si indigna. Quindi un po' tutte e due le cose. Secondo me un giornale, magari uno dei pochi giornali che ha fatto delle cose magari su di un certo tipo, come l'Unità, potrebbe benissimo, a volte lo fanno, a volte no, fare delle campagne sulla questione del fosforo bianco, fare delle campagne sulla questione morale nella politica, perché non bisogna lasciarla né cadere né in mano ai magistrati, perché qua se nessuno si dimette bisognerebbe invece prendere una posizione chiara, precisa, pulita, senza essere
E io credo che questo sia proprio il segno di quanto ce la passiamo male in Italia. Io vorrei tornare un attimo sulla prima domanda e poi dopo chiudiamo questo primo giro. E proprio su questa esperienza, in fondo questo è un prodotto, è un filmato nato già per l'home video, in sostanza. È la prima volta praticamente che si manda in DVD in libreria un inedito, un qualcosa di inedito. Prima Cavalli parlava del libro, no? Qualcuno dice che i giornalisti con le inchieste l'hanno anche scritto in questi, anche in qualche saggio, non mi è capitato di leggere quanto il libro, secondo alcuni, abbia, diciamo, ravvivato l'inchiesta, i giornalisti abbiano ravvivato il libro al tempo stesso, perché le inchieste vanno sui libri. Secondo me le inchieste dovrebbero andare sui giornali, come fa Bello, cioè l'inchiesta tu la fai per il giornale, poi ci fai anche un libro. Questo è un lavoro che nasce e va direttamente in un cofanetto, che è questo qui, dove c'è un DVD e c'è un libro. È un'esperienza nuova, dicono anche che il giornalismo sta cercandosi nuovi spazi d'azione. Ma se c'è un'opinione pubblica c'è anche un mercato per questi prodotti, però che non credo riescono a passare attraverso i grossi network. Io però credo che a me sarebbe piaciuto vedere La Mafia Bianca in televisione. In televisione, vabbè, chiaro. No, lo credo perché... lo teniamo come auspicio tutti quanti. È anche questo un modo per poi dire l'opinione pubblica non c'è, perché se questa cosa andava in onda, magari ai tempi di Sciuscià, davanti a 6 milioni di telespettatori, non dico che Cuffaro aveva più difficoltà a guardarsi in faccia o ad affrontare la sua giornata politica comune, ma insomma, questi stiamo parlando di 60.000 copie, un risultato eccellente, ma qui tutti si intendono di mercato editoriale più di me, 60.000 copie non sono 6 milioni, 5 milioni, 3 milioni di telespettatori, ed è proprio quello che temeva Cuffaro. Gli è andata bene. Confidiamo nel, come dire, nelle copie pirata, quindi. Mettiamolo su internet, ma c'è già, ho cercato, c'è già su internet. Va bene, grazie. Grazie anche ad Alberto Nerazzini. Io chiederei intanto a Sigfrido, come dire, una sua veloce replica sulle cose che ha sentito. Innanzitutto fa piacere, perché vedere che ci sono colleghi che alla continua ricerca della verità hanno compiuto delle operazioni di alto giornalismo e l'hanno fatto secondo me con i criteri giustissimi. Fabrizio ha fatto oltretutto anche un recupero della memoria, perché si è calato nei panni dell'emigrante italiano, no? Per ripercorrere e raccontare nel migliore dei modi la vicenda degli immigrati. E il recupero della memoria secondo me è una condizione essenziale per capire e contestualizzare le notizie. Tanto è vero che prima Alberto citava come il TG1 aveva dato la notizia del fosforo, dando solamente la smentita del Pentagono. E questo non permette ovviamente alla gente di capire che cosa è successo sul fosforo bianco. Il recupero della memoria è essenziale secondo me. Io vi voglio citare un brano. Non entreremo in Iraq come conquistatori, ma come liberatori. L'Iraq sarà nelle vostre mani, noi abbattiamo un regime sanguinario per farvi vivere in sicurezza. Secondo voi chi l'ha detta questa frase? Penso che voi... Bush? No, l'ha detta il generale Mond, capo delle forze britanniche, quando è entrato in Iraq nel 1917. Ecco, se qualcuno avesse recuperato nella memoria già una citazione di questo tipo, magari qualche sospetto su quello che ci veniva detto all'inizio di questa guerra ci sarebbe anche venuto. Ecco perché magari recuperare e lavorare sulla memoria è fondamentale. Dopodiché dispiace che poi racconti di questo tipo, come quello anche di Alberto, vengano fatti come a livello di carbonari. Cioè, se avessero fatto una prima serata sulla mafia bianca, sul fosforo o su altre cose, ci avrebbero evitato di girare l'Italia anche a portare in giro questo documento con meno fatica. Quello che sta... io ho visto il documentario di Alberto, è splendido, perché è uno dei pochi racconti sulla mafia che fa vedere anche come la mafia condiziona la vita della gente, la condiziona in maniera tangibile, perché lì si tratta di una gestione di ospedali pubblico, l'ospedale pubblico, e cosa significa per la gente essere nelle mani della mafia. Ecco, io penso che il giornalismo oggi... Mi piace raccontare una poesia indiana, bellissima, che dice che le farfalle si posano
indifferentemente sul volto dei vincitori addormentati e sul corpo dei vinti uccisi. Ecco, io penso che il giornalismo debba indugiare di più sui morti, sui vinti, perché dal punto di vista morale hanno bisogno di raccontare di più. Grazie. Domande? Domande a Sigfrido, soprattutto perché ci deve lasciare. Sigfrido, avendo avuto tanto successo con quest'ultima inchiesta sul fosforo bianco, c'entra anche poco, però la mia domanda era: quando vediamo che il lavoro di un giornalista che si impegna e rischia anche tanto per riuscire a tirare fuori un'inchiesta e far conoscere la verità, quando vediamo che questo sforzo viene poco premiato dalle televisioni, dai redattori che non danno molto spazio, volevo sapere un po' qual era la reazione, cos'è soprattutto che spinge poi a continuare a ricercare, continuare a ficcare il naso, anche quando magari non si ha il riscontro che si aspettava, quando si pensa di aver trovato qualcosa di grande, che dovrebbe far scalpore, che dovrebbe indignare, e quando invece questo non avviene. Cos'è che può portare un giornalista ad andare avanti, a continuare il suo lavoro di ficcanaso, diciamo? Grazie. L'amore per il giornalismo d'inchiesta sia nel DNA di una persona, di un giornalista. Io adesso, leggendo i giornali e girando un po' per conferenze, vedo che poi le persone sono sempre le stesse. Fabrizio c'ha precedenti penali per questo, quindi Alberto pure ne ha vissute delle belle. Io penso che sia nel DNA di un giornalista. Io non saprei fare un altro tipo di giornalismo, con dei limiti ovviamente, è anche un limite non poter fare un altro tipo di giornalismo, ma penso che il contributo dell'inchiesta, soprattutto oggi che c'è la notizia sfornata continuamente, lo dico da giornalista di un canale All News, è fondamentale, perché oggi la velocità con cui vengono date le notizie non ti permette di verificarle, non ti permette di capirle, non ti permette di comprenderle, e secondo me se non avviene tutto questo a monte non si riesce neanche a far capire alla gente che cosa avviene. Ritornando all'esempio della guerra, noi stessi abbiamo diffuso la notizia della guerra che cominciava perché bisognava andare a cercare le armi di distruzione di massa, no? E lo ricordate tutti. Noi come canale All News abbiamo contribuito in maniera importante nella diffusione di questa notizia. Oggi che si scopre che non è vero, a chi importa più? C'è qualcuno che si è indignato per questo motivo? Ormai le coscienze erano state in qualche modo plasmate. Ecco, dico che invece il giornalismo d'inchiesta riesce a farci fermare un attimo e a far capire meglio la realtà. Grazie. Io volevo chiedere a chi vuole, a Gatti, se crede, qui siamo, come dire, in presenza di testimoni di giornalismo d'inchiesta di carattere sociale, ma penso per esempio al giornalismo economico, dove non ci sono inchieste vere. Se ci fossero state, noi avremmo, come dire, salvato migliaia di risparmiatori, e mi sembra cosa allo stesso modo lodevole, dai famosi bond Cirio, Parmalat, Argentini, o dalle bolle speculative dei titoli tecnologici. Ecco, non è che abbiamo, come dire, un giornalismo investigativo a due velocità rispetto a questi settori? No, assolutamente no, perché se ci riferiamo all'aspetto economico, al governatore della Banca d'Italia e così via, non so, mi viene in mente Vittorio Malagutti, che è un grandissimo inchiestista di economia che lavora all'Espresso, ha scritto pagine e pagine sulla questione Banca Popolare di Lodi, sulla questione Cirio, e praticamente addirittura in qualche caso guidando l'inchiesta, perché poi i magistrati acquisivano i documenti che lui trovava in giro per l'Europa. Beh, questo non è servito assolutamente nulla, perché forse è d'aiuto considerare quello che sta avvenendo intorno a noi nel mondo occidentale, cioè ci metto Italia, Europa e Stati Uniti, come una sorta di regime mediatico. Forse questo ci aiuta, per cui non si tratta di dire destra o sinistra, centrodestra o centrosinistra. Vediamo il caso governatore della Banca d'Italia. Sull'Espresso, ma anche su Repubblica, anche sul Corriere addirittura, sono uscite informazioni anche compromettenti. A un certo punto comincia il giornale a pubblicare delle intercettazioni,
atti pubblici depositati, e poi c'è Repubblica che pubblica le intercettazioni che dimostrano come Fiorani, amministratore delegato della Popolare di Lodi, fosse in combutta con il controllore del sistema che doveva essere il governatore della Banca d'Italia. Pochi giorni dopo il Corriere della Sera spiega come le teste di legno usate da Fiorani, sempre attraverso atti pubblicamente depositati, perché l'Italia ha acquisito, perché facciamo parte per fortuna la nostra salvezza dell'Unione Europea, l'articolo sulla legge di market abuse, abuso di mercato, che permette indagini con intercettazioni e così via, atti documentati che spiegano come le teste di legno usate da Fiorani, dal governatore della Banca d'Italia, per la scalata Anton Veneta, fossero usate addirittura dal centro-sinistra per un altro tipo di scalata. Bene, la risposta di tutto questo è stato il Presidente del Consiglio che, dal luogo di vacanza dove si trovava, aveva promesso di firmare di suo pugno una legge che prevedeva l'arresto dei giornalisti che pubblicavano notizie, intercettazioni e così via. Atti pubblici, nessuno tra l'altro aveva commesso un reato. E tra l'altro il giornalista il compito che ha è verificare che quello che ha è vero, poi che siano atti coperti dal segreto o no, io ritengo che un giornalista dal momento che li ha li deve pubblicare, altrimenti se cominciamo noi a autocensurarsi. Bene, per fortuna questa legge, la proposta, non prevede l'arresto dei giornalisti, ma prevede forse qualcosa di peggio. Magari fosse stato l'arresto, l'Italia avrebbe dovuto presentarsi al mondo intero con dei giornalisti in carcere, invece no, prevede delle pene pecuniarie per le quali, qualunque, che siamo a fior di milioni di euro, per le quali qualunque editore, ovviamente, prima di pubblicare degli atti del genere si guarderà due volte prima di pubblicarli. E la dichiarazione contro la legge, contro la Costituzione, contro l'etica comune, contro addirittura il codice penale, perché era un caso di favoreggiamento, in senso lato, del Presidente del Consiglio, non è stata criticata dall'opposizione, tranne qualche eccezione. Ho sentito in televisione fior di esponenti dell'opposizione dire, beh, giusto, le intercettazioni non vanno pubblicate. Io consiglierei un libro scritto da due colleghi che si chiama Regime, che quando vediamo noi messi insieme degli episodi, hanno cacciato Enzo Biagi. Renzo Biagi non è un giornalista del Manifesto, è uno che ha una storia personale che non mi sembra di autonomia operaia. Bene, Enzo Biagi è passato per comunista ed è stata fatta una dichiarazione dalla Bulgaria, che i giornalisti bulgari ancora si chiedono che cosa sia successo, da là per cacciare Enzo Biagi, è stato cacciato Santoro, sono stati cacciati altri. Se noi vediamo questi singoli episodi messi tutti insieme, ci rendiamo conto della sistematicità. Forse il fatto della mancanza di una memoria ci porta a non vedere questo. Questo è molto grave, perché quando dorme la memoria succedono le cose peggiori. Ed è gravissimo, la cosa che più mi preoccupa, io ho una grande stima nell'opinione pubblica britannica, perché da lì forse è nata la democrazia europea, e vedere come anche lì si stia in qualche modo addormentando la coscienza pubblica è un aspetto molto pericoloso. Però lì, se un giornale scrive, alla fine comunque il governo deve rispondere. Io ho raccontato un episodio su Lampedusa che nel quale si racconta di persone prese a schiaffi, ci hanno obbligato a sederci nell'urina, hanno mostrato dei video pornografici su un telefonino ai minorenni, ai musulmani, un ragazzo che non voleva guardare è stato costretto. Uno mi ha, in un'intervista mi ha detto, ma se adesso i musulmani ci faranno un attentato sarà colpa anche di questo reportage. Ma gli ho detto, ma al massimo, se speriamo di no, dovesse accadere per questo, al massimo sarà colpa di quel carabiniere che ha mostrato quei video. Bene, sono state fatte delle interrogazioni in Parlamento, il ministro dell'Interno ha affidato l'inchiesta al prefetto di Agrigento, che è il gestore di Lampedusa, quindi in sostanza poveretto ha dovuto indagare su se stesso, e ovviamente alla fine dell'inchiesta è finito che tutto andava bene, e il ministro dell'Interno ha risposto da ministro dell'Interno, beh sì, situazione difficile, ma a noi non risulta tutto questo. Ora, di solito in un paese che funziona c'è un'opposizione che risponde, bene, prendiamo atto delle risposte, non pretendo che uno si debba buttare in mare, che qualche deputato debba buttarsi in mare per vedere quello che accade, prendiamo atto delle risposte e rimarremo a fare i cani da guardia. Invece la risposta del capogruppo dei DS, che è il maggior partito d'opposizione Violante alla Camera, è stata: condivido la risposta del ministro e sono soddisfatto della risposta del ministro e condivido appieno le sue considerazioni sull'immigrazione. Ora vediamo che quando non c'è contraddittorio, perché magari sono state divise alla base delle scalate bancarie e così via, viene messa in grave rischio la democrazia. Le inchieste di economiche sono state fatte, purtroppo forse siamo stati disattenti come cittadini, perché qualcuno si è fatto, non credendo ai giornali, si è fatto consigliare dai suoi fidati consulenti di banca o direttori di banca. Perfino me avevano proposto, non ho risparmi, ma avevano proposto di investire sul Nasdaq prima che crollasse, due settimane prima. Beh, come funziona una democrazia? Con delle leggi ferree. Da noi abbiamo depenalizzato il falso in bilancio,
abbiamo concesso la sanatoria sul rientro dei capitali all'estero e poi ci dobbiamo meravigliare se ci sono i furbetti del quartierino che fanno la scalata alle banche. In compenso abbiamo fatto delle campagne per criminalizzare delle persone che vengono in Italia a cercare di migliorare le loro condizioni di lavoro e addirittura anche laddove sono persone che non hanno mai commesso reati viene impedito loro il diritto di voto per quanto riguarda gli immigrati legali, addirittura il diritto a mettersi in regola. Non so, Bologna, Milano, Roma impiegano 14-15 mesi a rinnovare i permessi di soggiorno. Queste cose noi le diciamo, però spesso cadono nel vuoto. Ora, il compito di un giornalista, secondo me, però questa è la mia opinione personale, non deve essere velleitario, non è quello di cambiare il mondo, altrimenti sarebbe pericoloso, è quello di raccontare, io mi limito a questo. Se poi il mio racconto serve a qualcosa sono ancora più contento, se non dovesse servire sarò sempre contento di tentare di scoprire e raccontare. Dobbiamo fare i conti con la realtà in cui siamo, purtroppo, ma è così. Grazie. Grazie, grazie ragazzi. Io intanto rinnovo sempre l'invito se qualcuno ha altre... C'è una domanda, prego. Dal pubblico. Prego. Io volevo chiedere una cosa in merito, diciamo, alla precarietà del lavoro del giornalista. Volevo sapere se un vostro parere, se appunto la precarietà del lavoro possa influenzare negativamente l'attività d'inchiesta o meno. Perché, diciamo, logicamente si direbbe di sì, nel senso che il fatto di non avere comunque uno stipendio o delle garanzie sul lavoro porti sicuramente a una minore libertà e una minore libertà d'azione e di inchiesta. Però dall'altra è anche vero che in alcuni momenti in cui il giornalismo è sembrato più attaccato dalla situazione politica generale della società sono uscite delle inchieste sicuramente interessanti come quelle che abbiamo qui di fronte, ma anche comunque il caso di Report che è nato comunque in questi anni. Quindi volevo un vostro parere su questa cosa. Chiarissimo. Io raccoglierei anche l'altra domanda, che ho visto una mano alzata qui alla mia sinistra. Sì, io avevo due curiosità. Una per Ranucci, per quanto riguarda tutte le fotografie che abbiamo visto nel documentario, che comunque, come tu hai detto, sono pochissime rispetto a quelle che avete voi. Ecco, in questo caso c'è una deroga, diciamo, deontologica sul fatto che si tratta di un documentario girato in zone di guerra, sul fatto che servono a testimoniare delle violazioni sui diritti umani, o comunque si rischia, non so se li avete avuti dei richiami dall'ordine per aver mostrato scene di particolare efferatezza, insomma. E una cosa, una curiosità se posso, anche sul documentario sulla mafia bianca. Io quando l'ho visto sono rimasto impressionato da alcuni materiali che non so se sono pubblici o non penso, però, cioè gli audio proprio delle intercettazioni o il video finale di Cuffaro appena eletto che incontra i due loschi personaggi davanti all'albergo. Ecco, se magari ci potevi dire qualcosa sui rapporti tra i giornalisti, le fonti, cioè come caspita avete fatto ad avere qui questo? Come caspita avete fatto? Bene, Sigfrido. Allora, e poi per quanto riguarda il lavoro precario, sicuramente l'essere precari in Rai, almeno rispondo per Rai, sicuramente è condizionante, e poi se si è precari di Santoro è ancora peggio, perché si fa la fine che ha fatto Michele Alberto, poi ne racconterà meglio. E, il fatto che, ecco, lei ha citato alcune inchieste, le hanno fatte, la maggior parte le ha fatte in televisione e il servizio pubblico, secondo me non è un caso, perché in genere l'informazione sulle emittenti appartiene circa al 6% del palinsesto generale, ed è spesso difficile anche distinguerla da quello che è l'intrattenimento. Oggi delle giornali durano in media 7-8 minuti, 2-3 battute politiche, poi si parla di calendari, cani, gatti e cose varie. Questo è spiegabile perché chi ha in mano l'informazione sono 5-6 grandi corporation per quanto riguarda l'America, e in Italia è ben inutile parlarne, lo sappiamo tutti. E, le foto anche se particolarmente dure e crude abbiamo deciso di mandarle in onda perché avevano un valore documentale,
mandava in onda delle immagini molto, molto tragiche, molto pesanti, senza un valore documentale non l'avremmo mai fatto, sarebbe stato sciocco farlo. Avevano una loro valenza, secondo me ricordano quelle dei campi di concentramento, secondo me passeranno la storia anche questa alla lunga. Volevo solo dare un'informazione che è una curiosità, però si riallaccia molto bene a quello che diceva adesso Silfrido. C'è uno studio di Medici Senza Frontiere, realizzato insieme all'Osservatorio di Pavia, sullo spazio che hanno dedicato nel mese di luglio e agosto a tre argomenti i telegiornali al plurale, quelli Rai, Mediaset e La 7. Sulla carestia in Niger i telegiornali hanno dedicato 19 minuti, sugli animali domestici, questo tema che prima citava, 2 ore e 16 minuti, sul gossip dei VIP 11 ore e 35 minuti. Quindi lo spazio dedicato alla crisi del Niger, che coinvolge circa 3 milioni di persone, è pari allo 0,07% di tutto il materiale giornalistico mandato in onda in quei 2 mesi, che assomma 435 ore e 51 minuti. Di questi 19 minuti, e qui come dire spezziamo la famosa lancia per la RAI con tutti i guai che ha, e dei 19 minuti, 10 minuti sono della RAI, in particolare 2 minuti del TG1, 2 minuti del TG2 e 6 minuti del TG3. E La 7 ha dedicato 8 minuti. Tutto Mediaset, quindi Canale 5, Rete 4 e Studio Aperto, hanno dedicato alla carestia nel Niger 1 minuto, in particolare il TG5. Avanti, replica, continuiamo il nostro giro. No, non replico a... No, la precarietà, ragazzi, che della precarietà io mi sento molto precario, quindi appunto io non vedo un contratto giornalistico da anni, veramente da anni. Nemmeno altro paradosso italiano, quando stavo a Sciuscià avevo un contratto giornalistico. Io, Silfrido lo sa benissimo, che lavoro in Rai da tempo e questa è un'altra delle anomalie. L'approfondimento, il cosiddetto approfondimento di giornalismo d'inchiesta, che nella televisione ha uno spazio che viene affidato alla rete, non prevede un contratto giornalistico. Io avevo un contratto di esclusiva a partita IVA, quindi io appartengo al grande mondo glorioso delle partite IVA. E quando si trattò proprio anche della fase Afghanistan, della guerra, il paradosso è che noi non potevamo andare, solo gli interni potevano andare, perché non avevamo, non essendo a contratto giornalistico con l'azienda RAI, non eravamo coperti dall'assicurazione da inviati in zona di guerra. Quindi sono fatto tante cose, ho curato Viva Zapatero, ho fatto un documentario per l'Espresso, Toghe Sporche, sul processo Imis Lodo Mondadori, ho fatto delle scelte. Non voglio essere... passare per banale o superficiale, però forse sarà l'età, ma preferisco fare giornalista senza il contratto giornalistico che avere il contratto giornalistico e poi sentire che non posso fare il giornalista fino in fondo. Perché l'altra domanda che arrivava poco fa era: perché continuate, forse sempre tu l'hai fatta, adesso sono un po' stordito, ma perché continuate a fare il giornalismo d'inchiesta? E credo che sia giusto quello che è stato detto, cioè uno ce l'ha nel DNA, vuole raccontare delle storie. Io ho proprio voglia di raccontare delle storie. Allora, in un momento in cui in una redazione di un grandissimo, importantissimo programma di approfondimento del servizio pubblico, mi viene chiesto, quando mi hanno praticamente assunto a fare l'inviato, quali temi stavo lavorando, io comincio a dire: devo essere pazzo, ho detto mafia, e loro mi hanno detto no, la mafia no. Poi l'altra cosa, ho detto che era qualche anno fa, sto lavorando sul mondo del lavoro, articolo 18, Cofferati no. Al che io ero ancora più giovane, ho detto vabbè, io mi allontano un attimo, devo fare 2 o 3 cose, quando voi avete un'idea su cosa volete che io lavori, mi chiamate e vediamo se... Cioè esiste quello che il già citato Travaglio, autore di Regime, di tanti altri...
di tanti altri libri di successo, ha definito il recinto, cioè tu puoi stare benissimo lì e non sono sicuro di non offendere Silfrido, ma è un recinto in qualche modo anche Rai News 24, perché della stessa azienda tu fai quello che hai fatto e l'abbiamo già detto, l'azienda poi non ti senti sostenuto da colleghi che hai lì a 3-4 porte di distanza. Però questo non è un'apologia della precarietà, io sono anche abbastanza stufo di questo sistema, cioè sarebbe bello avere anche dei contratti, avere degli editori che credono in te, però non sono, non so, mi sento un po' il più pessimista, sono il più giovane, mi sembra di essere il più pessimista, ma io credo che veramente tutto quello che hanno detto i miei colleghi, e per me è un onore essere qui vicino a loro, io ho ammirato tantissimo il lavoro di Fabrizio per esempio. C'è una parola che se dobbiamo portarci dietro tutti è tempo. Tempo. Allora, per fare quello che ha fatto Fabrizio, per fare quello che ha fatto Silfrido, per fare quello che ha fatto Giovanni, ci vuole tempo. Quando tu raccontavi delle tue chiacchierate con i pescatori, cioè tu avevi dietro un direttore, qualcuno che ha detto ok, vai. E questo è il rischio dell'inchiesta. Cioè tu devi prendere una risorsa, un giornalista che deve essere preparato, documentato, ad andare a stare su una storia, prendendosi il rischio che questo giornalista dopo qualche mese torni e dica guarda, sai cosa c'è a Porto Palo? Ci sono fatto le belle mangiate di pesce ma non ho trovato nulla. Poteva benissimo succedere. E non è che il direttore ti prende a schiaffi. Ok, sai qualcos'altro su cui vuoi lavorare? Vai. Allora questo io sarò, ripeto, giovane, ma non l'ho mai visto. Cioè io ho iniziato a Diario della Settimana, e lì c'è questo spirito, ma stiamo parlando di Diario della Settimana, cioè io andavo a rompere i coglioni ad Arkham da solo con la mia macchina partendo da Bologna, sono di Modena, ho noleggiato una macchina a Bologna, ma non, io pensavo che invece col tempo avrei trovato un direttore che mi avrebbe detto vai, questi sono i soldi, prenditi il tempo, sentiamoci, e questo non c'è, almeno nelle redazioni, a parte appunto Sciuscià, ma anche lì non è, noi abbiamo grandi inchieste conoscitive, quelle che sui libri che studiate magari viene chiamata l'inchiesta conoscitiva, abbiamo grandi esempi nel passato, è scomparsa anche quella, ma è l'inchiesta sociale, io penso a Pierpaolo Pasolini, a Comizi d'Amore o ai grandi pezzi di Giorgio Bocca, ma l'inchiesta, la vera inchiesta investigativa è praticamente scomparsa, ci sono troppo pochi esempi secondo me, e i filmati e le intercettazioni che hai visto tu, come caspita le abbiamo avute coltivando delle fonti, ognuno ha, lo sapete meglio di me, delle fonti, in questo caso molto probabilmente devono essere fonti legate al mondo della magistratura, quindi sono, la cosa che tu dicevi non sono pubblici, no, sono assolutamente pubblici. Ti dico che tutto quello che è andato in onda, tra virgolette, che è stato montato nella Mafia Bianca, è pubblico, nel senso che è un atto depositato in un dibattimento in corso, è assolutamente pubblico. Ma noi stavamo chiudendo il montaggio della Mafia Bianca e si faceva tanto chiacchierare sui giornali della già citata legge sulle intercettazioni, che vedeva tutti d'accordo, ovviamente perché anche i Diessini erano coinvolti nelle intercettazioni, quindi noi ci siamo veramente spaventati, perché il nostro lavoro è per gran parte si fonda sulle intercettazioni ambientali, addirittura filmate. Marco Travaglio e Peter Gomez già sapevano e l'hanno già raccontato di queste cose, ma un conto è raccontare che c'è un video dove si vede Totò Cuffaro che la mattina alle 8:30 incontra un condannato con una condanna definitiva per mafia, un conto appunto è scriverlo, un conto è vederlo, e la difficoltà è stata mettere le mani su quel filmato, però non abbiamo, come credo che sia giusto, violato nessuna legge, stavamo correndo il rischio di violare una schifosissima legge che stavano cercando di fare in tempi strettissimi, ma ci è andata bene. Alle due questioni poste dal nostro pubblico, precarietà e libertà, e ricerca dei materiali, ne aggiungo una terza, nel senso che Giovanni Mariabellu, oltre che farlo, il giornalismo investigativo un po' anche lo teorizza, no? Scrivi abitualmente sui problemi dell'informazione,
insegni anche. Ecco, se puoi aggiungere qualcosa di più da questo punto di vista. No, no, non insegno. No. A Urbino, no? No, va bene, ma è una, sono cose estemporanee. Sì, sì, no, no, sono... No, cioè, chiaramente comunque la cosa mi, il tema mi interessa, ma mi interessa soprattutto per un aspetto, perché è, credo, una chiave per ragionare su, sul nostro paese, insomma. Ecco. No, infatti volevo fare alcune considerazioni, cioè la prima è questa, anche se capisco benissimo il senso che noi attribuiamo alla definizione giornalismo investigativo, io diciamo credo che non la condivido poi in realtà tanto, anche se ne capisco il senso e ne capisco forse anche la necessità. E diciamo, tra le ragioni per cui non la condivido, ce ne sono alcune che vanno a confluire proprio nella domanda che è stata fatta a proposito della precarietà. Cerco di spiegare qual è il passaggio. Cioè, io penso che se noi accettiamo questa definizione, cioè accettiamo l'idea che esistono i giornalisti e i giornalisti investigativi, no? E intanto consentiamo che diciamo, ci possono essere dei giornalisti che non fanno inchieste, magari non fanno neanche le verifiche, e c'è questa categoria così informe dei giornalisti da una parte, e poi dei giornalisti investigativi, quelli che fanno le cose proprio spettacolari, gli approfondimenti dall'altra. Nonostante questa definizione, questo ruolo, diciamo, a noi che siamo qua presenti possa fare anche, sia anche lusinghiero, diciamo così. In realtà io credo che deve essere chiaro, ecco, che il giornalismo è sempre investigativo, nel senso che anche quando arriva un comunicato, la cosa più banale, un comunicato, va fatta perlomeno l'investigazione di verificare se chi lo firma effettivamente l'ha mandato. E non dico questo per fare così un sofisma, dico questo perché quella è una molecola di verifica, il giornalismo è sempre verifica. Io credo che la differenza tra quello e una grande inchiesta di giornalismo investigativo sia una differenza di tipo quantitativo, cioè ci sono sempre più verifiche, ma non una differenza di tipo qualitativo, cioè la verifica va sempre fatta. Questo, ripeto, è importante perché, adesso per dire una battuta, il fatto di dire che esiste il giornalismo investigativo consente magari di dire che Emilio Fede è un giornalista, perché ci sono quelli investigativi, quindi ci sono gli altri che possono anche fare i pappagalli del loro datore di lavoro e comunque sono giornalisti. Ecco, questo è il passaggio. La precarietà, cosa sta a significare? Sta a significare che esistono delle figure che stanno intanto sotto continuo ricatto, e la precarietà è poi anche, come dire, figlia della situazione attuale delle redazioni, dove c'è, ed è una tendenza credo degli editori ed è un problema di questo contratto, cioè dove c'è l'idea di fare una massa di persone che producono il giornale, proprio dei veri manovali, che proprio infilano le notizie nel giornale facendo delle verifiche elementari o addirittura quasi senza farle, nel senso che prendono notizie da service che le avrebbero già verificate. Questa è da una parte. E poi dall'altra parte affidare le inchieste, le cose, o a grandi firme esterne, o comunque o addirittura anche dei service, oppure a degli scrittori, oppure a pochi che ormai hanno considerato una posizione nel tempo, senza consentire un passaggio da lavoro, diciamo, del desk al lavoro della scrittura, dell'ideazione e così via. Questa è una tendenza che noi vediamo. Io credo che noi come giornalisti dovremmo trovare anche delle soluzioni creative per superarla. Faccio un esempio, e magari fare una domanda a te, proprio come presidente di un ordine, come, diciamo, persona che conosce certi meccanismi, segretario dell'ordine, persona che conosce certi meccanismi.
certamente meglio di me. Cioè, se noi facciamo abbiamo 20 redattori e facciamo 30 pagine, no? Evidente che stiamo fornendo un prodotto scadente, no? Se, perché vuol dire che saranno state buttate lì dentro le notizie senza alcuna verifica. Se noi abbiamo 50 redattori e facciamo 40 pagine, daremo un altro tipo di prodotto. Ecco, potrebbe essere, si possono fissare dei criteri oggettivi. Noi potremmo, come giornalisti, stabilire un marchio di qualità nei giornali, dire: se un giornale viene fatto con così poche forze, evidentemente è una specie di fotocopia, è un assemblaggio di altre cose. Ecco, se invece c'è appunto il tempo, perché per fare le inchieste ci vuole il tempo, è verissimo, cioè ci vuole la possibilità che all'interno del giornale, non necessariamente poi le stesse persone, anzi, se un giornale ha una buona formazione dei suoi quadri, questo lavoro lo possono fare diverse persone, perché saranno tutti giornalisti, non ci saranno i giornalisti investigativi e gli altri, ci saranno quelli che di volta in volta approfondiscono le cose. Questo secondo me, come dire, è l'ideale a cui dovremmo tendere come categoria. Sì, anche se ammetto che è un po' complicato, perché per esempio Il Resto del Carlino, durante i giorni di sciopero, è uscito avendo a disposizione 25 giornalisti su 150. Ovviamente il giornale era ampiamente incompleto, però è uscito. E se si denunciasse l'editore per frode in commercio? Questa è frode in commercio. Secondo me dovrebbero farlo i lettori. Sì. Cioè, se i lettori, però anche gli ordini. I lettori per l'appunto dovrebbero dire: qui c'è una frode, perché io ho comprato un prodotto, me ne è stato dato un altro. Anche perché dentro c'erano appunto paginate che erano in freezer da mesi, si capiva dall'attualità dei commenti, perché erano commenti sull'ovvio. Scusa, posso solo, perché prego. Verissimo e molto raffinato anche quello che ha detto Giovanni, il discorso che il giornalismo è sempre investigativo. Infatti allora, perché mi capita di leggere saggi, appunto problemi dell'informazione, anche situazioni come questa, ma infatti invece di domandarci se l'inchiesta è morta, domandiamoci chi scrive di queste cose, se il giornalismo è morto, perché così magari questa confusione non c'è più, perché io trovo che il problema sia proprio il giornalismo, sono d'accordo, ma il giornalismo di tutti i giorni. Chiarissimo. Qualcun altro? Ora o mai più? Anche perché l'ora si è fatta tarda. Sì. Tutto tace, vero? Perfetto. Allora io direi che a questo punto non ci resta che ringraziare i nostri ospiti, a cui farei un applauso: Giovanni Mariabello, Fabrizio Gatti, Sigfrido Ranucci e Alberto Nerassini. Nella consapevolezza comune che il loro giornalismo non intende assolutamente abdicare a quella che è la dignità dell'uomo.